Eccoci sotto la pressa. Questa sera voglio cominciare con due fotografie. Una è questa, questo omino qua, no? Pier Ferdinando Casini. E una è questa, sempre Pier Ferdinando Casini. Questa, con Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini, coi quali Casini creò, creò il centrodestra, governò. Buona parte del ventennio berlusconiano, e questa Casini oggi con tutto il pantheon della sinistra storica, da Matteotti a Gramsci a Togliatti a Di Vittorio. Casini è questo qua, sempre lo stesso, ha i capelli un po' più bianchi. Vabbè, insomma, al di là del fatto, sono una foto che ha fatto in qualche modo il giro del web, l'ha pubblicata poi anche Repubblica, sottolineando l'incongruenza, no? Casini, candidato a Bologna, è andato nel circolo da sinistra a parlare con alle spalle l'intera tradizione della sinistra italiana. Casini è immagine della sinistra italiana. E allora viene da chiedersi, lo abbiamo fatto più volte, ma è inevitabile farlo anche di fronte a queste fotografie, cosa resta di sinistra nel Partito Democratico, in quello che ancora oggi è il più grosso bacino di voti che si rifà al centro-sinistra. Io credo che questa fotografia, come come la candidatura della Lorenzina Modena, dimostrino come nel PD ancora una volta, ma lo ribadiamo e ripeto, Casini, Casini, no, mi fa ridere. Comunque, dicevo, dimostri che non c'è niente, niente. Non c'è nulla perché, ma non perché Casini, ma perché di quei valori, di quella tradizione, anche di giustizia sociale, di ridistribuzione che hanno fatto grande, no? La tradizione di sinistra, sulla quale la nostra l'Emilia rossa, no? È cresciuta, ecco, di quella tradizione non è rimasto nulla. È rimasto un sistema economico di riferimento, prevalentemente targato Coop, ma non solo, con una serie di aziende amiche, o comunque vicino al sistema, che se ne frega che poi ci sia Casini candidato o un esponente di sinistra radicale, perché quello che conta è il mondo economico che appoggia appunto e che deve fare riferimento a chi governa. Mussarelli, sindaco di Modena, quando venne eletto, gli fecero subito sottolineare come tra i finanziatori della sua campagna elettorale vi fossero prevalentemente cooperative. Tra l'altro Mussarelli, che bisogna dirlo con massima trasparenza, li ha pubblicati tutti i finanziatori della sua campagna elettorale. Noi per pubblicare gli altri siamo dovuti andare alla Corte d'Appello di Bologna, quindi questo bisogna dargliene atto al sindaco. Però gli dissero, guarda, Andrea Galli, ma telefonarmi invece di consumare rento. No, dicevo, lo stesso Mussarelli gli chiesero, ma ci sono i finanziatori della tua campagna elettorale, sono partiti? Lui disse sì, perché con le Coop condividiamo ideali e valori. Ecco, quegli ideali e valori sono di fatto non più ideali e valori, ma sono un sistema economico di riferimento. Vale nel mondo della cooperativa edilizia, pensiamo a CNB, AEC che non è cooperativa, ma comunque sistemi economici di riferimento nell'edilizia, ma anche nel sociale, con le cooperative sociali, nelle comunicazioni. Pensiamo alla principale emittente televisiva locale, TRC, che è edita da Alleanza 3.0, ex Coop Estense. Pensiamo alla grande distribuzione, con Coop Estense, la famosa diatriba sull'area dell'ex consorzio, dove poi ora dovrebbe finalmente nascere il supermercato S. Lunga. Ecco, tutti questi mondi di riferimento continuano ad appoggiare il PD, fregandosene bellamente che il PD si richiami alle idee di sinistra. E se c'è Casini, e se per Casini vale, così, si deve sacrificare, fare un discorso sotto a Togliatti, a Gramsci, a Di Vittorio, vabbè, ne varrà la pena. C'è un mondo economico da sostenere e tutti teniamo famiglia. Così è, a me continua a fare sorridere questa fotografia, la rimostro. Casini, a me per una roba. Casini con Berlusconi, meno di 20 anni fa. Casini oggi, esponente di spicco del PD e del centro-sinistra emiliano.
vale per lui, vale per la Lorenzini. Questo, insomma, almeno chiudiamo con una risata questa domenica sera, in vista del voto che si terrà esattamente tra 2 settimane, 4 marzo. Ricordiamo invece che domani sera la pressa sarà all'auditorium di Confcommercio di Modena, dove incontrerà molti dei candidati, dei rappresentanti delle liste che si presenteranno alle elezioni del 4 marzo, appunto. Incontreremo 7 candidati. C'è stata una polemica oggi su alcuni partiti, alcune liste che hanno lamentato il fatto di non essere state invitate. È vero, abbiamo fatto una scelta, sarebbero dovuti esserci 16 candidati sul palco, espressione ognuno di una lista, perché le liste sono 16, era sinceramente troppo. Abbiamo invitato i 6 partiti che in base ai sondaggi, quelli che oggi non si possono più dare, però insomma da 2 giorni insomma, c'è il silenzio sui sondaggi, ma in base ai sondaggi potevano raccogliere più consensi. Abbiamo allargato anche un altro partito per fare una compensazione tra centro-sinistra e centro-destra, però insomma tutti possono essere presenti, anche le liste non invitate, daremo sicuramente spazio anche a loro se saranno presenti tra il pubblico. Ripeto, chiudiamo con un sorriso questa diretta di Sotto la Pressa e ci ritroviamo domani, per chi vorrà, domani proprio all'auditorium di Commercio in via Piave. Buona serata.